Salve ragazzi, bentornati da Nu in questo video speciale con questa luce che si è no però, eh? Dai, fa niente, perché tanto oggi a illuminare il nostro video c'è lui. Questo è il mio nuovo volante, nonché il più incredibile che io abbia visto nell'ultima vita, probabilmente. Non sono sicuro su quelle precedenti, ma purtroppo non ho contatti per verificare, insomma. Questo qui, ragazzi, che vi ho leggermente spoilerato tra Instagram e Twitch, è un gioiello fatto da eSport Sim, che è un'azienda italiana. Pensate, lo producono in Sicilia, questo volante. Che spettacolo! Certo, due cannoli nella confezione insieme erano apprezzati, bellissimo, però si poteva far meglio. Scherzo, ovviamente va benissimo solo lui. Cominciamo a dire che il fatto che eSport Sim sia una vera e propria azienda è un gran bene, perché vuol dire che il prodotto è garantito e tra l'altro supportato a vita con aggiornamenti e quant'altro, anche perché si connette lui a internet nella vostra wifi come un computer. Prima di andare a spiegarvelo / imparare ad usarlo io stesso, mi soffermerei un attimo sulla meravigliosa estetica. Come potete vedere, insomma, i più appassionati se ne saranno accorti, è una sorta di replica del vero volante Ferrari, e loro sono stati veramente bravissimi, perché in tutto, guardate anche la scocca qui sopra, non c'è nulla di piatto, nulla di stampato in 3D, ha proprio una scocca fatta apposta anche sul retro. È tecnicamente un volante artigianale, se vogliamo, ma è molto molto più rifinito di molti volanti industriali. Impugnature morbide, bellissime, guardate, è sottile, stracomodo, leggero, non ci sono bulloni a vista, è tutto bello rifinito. E per giunta qui dietro, nel mio caso Thrustmaster, ha lo spinotto di comunicazione con il volante. Quindi cosa succede? Che quando lo andremo a collegare sarà riconosciuto come un volante ufficiale. Pazzesco. Questo lo rende compatibile con tutte le piattaforme, quindi non solo PC ma anche le console, perché lo spinotto di comunicazione c'è. La telemetria funziona col wifi, appunto, quindi in qualsiasi gioco, tipo su Formula 1, si può mandare la telemetria in rete e lui la legge. Tutti i tasti, tutti i LED sono riprodotti fedelmente, hanno un feeling bellissimo, diverso tra loro. Sono tutti i manettini e le rotelline sono dure, anche perché adesso andremo a scoprirlo assieme, ma questi sono encoder assoluti indipendenti, che quindi ti permettono di svolgere delle funzioni direttamente dal volante senza andare a navigare nei menu. Non solo è una riproduzione estetica, ma anche proprio tecnica all'interno, ovviamente per quanto possibile. C'è un manuale di 23 pagine, tutto quello che può fare sto volante è pazzesco. Bottone K2, che sarebbe il push, che spinge tutto, benzina, ERSA al massimo. Il manettino centrale, che ha tante modalità di funzionamento, che quindi cambiano i tasti di selezione per fare varie cose, un po' come quello reale. Mix ERS assoluti, quindi se devo passare da un mix all'altro non devo sfogliarli tutti, posso andare da 0 a 5 mettendo il manettino direttamente su 5, per dire, lui lo fa da solo. C'è una percezione di qualità, di solidità pazzesca, a parte che questa scocca davanti sembra vera fibra di carbonio, non credo che lo sia, ma potrebbe. Non ci sono pellicole, rivestimenti, niente di niente, sono scocche fatte apposta. Anche i paddle dietro sono magnetici, fanno un po' di casino ma sono istantanei e hanno proprio un bel clock vero, fisico. Chiaramente, a differenza di quelli a molla così col bottoncino classico, dovrebbero aiutarti a ridurre il tempo che passa tra quando pensi di cambiare marcia a quando lo fai veramente, no? Perché è veramente istantaneo. Già sto impazzendo per averci messo così troppo le mani sopra, eh? Attenzione, questo deve rimanere così. Cioè, io già solo esteticamente così, quando l'ho aperto, volevo morire. Pensiamo anche al fatto che in realtà il bello deve ancora venire, perché verrà quando lo accenderemo, lo proveremo, con tutte le sue funzionalità interne che adesso andremo a vedere insieme. Ma complimenti a eSport Sim, veramente, perché qua c'è dell'ingegneria seria e soprattutto un'attenzione nei dettagli, nelle finiture, che fa spavento. È molto figa questa cosa del funzionamento in wifi a sé, non solo per ricevere aggiornamenti sempre, ma anche perché ovviamente questo volante è disegnato, adesso lo vediamo, con la dash Vettel di base, ma sul sito eSport Sim si può andare a creare una dash personalizzata che loro poi
ti mandano, una volta che tu l'hai realizzata e ordinata, direttamente nel volante e puoi aggiungerla alle varie, non è che si sostituisce, sono, puoi averne anche 10 tipo, no? Te ne disegni 10 e poi le puoi sfogliare in una modalità particolare e decidere quale usare in gara. Io però penso di aver parlato anche troppo, perché mi sto inscimmiando da solo, essendo stranuovo, direi che lo dobbiamo provare effettivamente e vedere tutte le sue funzionalità, cosa significano alla guida vera e propria. Tenete presente che io in questo momento ne so quanto voi, ho letto solo il completissimo manuale, ma stasera su Twitch ci sarà un evento con un sacco di gente e lo userò ufficialmente per la prima volta, sperando di impararci qualcosa oggi. Quindi nel caso, ovviamente, tutti i link in descrizione. Anche il loro, se lo meritano. Vediamo che livello di immersività può dare un volante del genere che finalmente ti permette di concentrarti soltanto su di lui, perché hai tutto in mano, non c'è bisogno di guardare il gioco. Quello che noi andremo a fare è... non una prova a tempo, perché nella prova a tempo non abbiamo ERS e benzina, avete presente, no? Ci facciamo un vero weekend, andiamo tipo in una prova libera dove possiamo avere tutte le funzionalità del volante attive e capire un attimino il tutto. Prendiamo ovviamente una bella Ferrari, Vettel in particolare, perché abbiamo la Dash Vettel. La pista è lo stesso, fa niente, è a caso. Gran Bretagna, a casa loro, vai! Ok, dal momento in cui siamo nel box c'è comunicazione, perché vedo i giri al minimo, tanti parametri che possiamo sfogliare, ad esempio qui ci sono le condizioni delle gomme, gli intertempi, 1, 2, 3 col tempo finale, danni, temperatura, motore, ok, qua compaiono i tempi, differenziale e... ripartizione della frenata. Poi in alto a destra il tempo che manca alla sessione, fighissimo. E ovviamente, vabbè, i tre LED, questi sono di quando la macchina è ferma, praticamente si accendono. Da qui noi possiamo anche cambiare schermata, ci dà altre informazioni qui relative alla safety car. Queste sono le percentuali di acceleratore e freno, però ovviamente adesso siamo fermi, quindi non ce le dà. I vari danni alla macchina, se vogliamo consultarli, diciamo che con questo volante si può sicuramente fare a meno di guardare la grafica a schermo. Ora però quello che ci interessa è capire, allora, se cambiamo modalità qui in teoria, questi due tasti infatti possono servire ad aprire queste impostazioni. Position FS2, FS4, FS6, FS8, se sto cretino sta zitto. E possiamo anche cambiare i valori di mix ERS. Ad esempio, se io su FS2 qui volessi mettere tipo una modalità rettilineo, cioè con miscela grassa, potrei andare a mettere mix 3 e l'ERS sorpasso per la velocità massima, quindi 4. Vuol dire che ho praticamente una combinazione veloce in questa posizione. Se metto run mi prende questi che sono mix e ERS. E il bello, adesso andremo a vedere, che dovrebbero funzionare in maniera assoluta. E tutte le altre posizioni, sinceramente, non me le ricordo nemmeno. Comunque ogni posizione cambia sostanzialmente quello che fanno i tasti o la modalità del volante. Ok, allora si è spenta la modalità fermo. Questi sono i LED del DRS disponibile, che adesso non ci sono più. Siamo in K2, perché? Perché avevamo il super push per fare un giro veloce. Allora, bottone K2 mette miscela grassa e ERS al massimo. E anche nella realtà è così, no? Il K2 è praticamente il bottone push. Se io lo premo mi si accende il LED K2. Magari guardando davanti. Ecco, queste bandiere gialle che lampeggiano sono per noi. Tra l'altro, ragazzi, faccio questa confidenza, sto usando una nuova pedaliera, ho comprato la nuova TLCM Thrustmaster, quindi non... che la sto usando praticamente da adesso. Bene, non riesco tanto a guidare. Non ha che palle, Alex, hai rotto, stai zitto. Ok, via Ricciardo. Allora, abbiamo detto che se io tecnicamente metto FS2, mod FS2 mi mette miscela grassa e ERS su sorpasso, eccezionale. Le altre non le abbiamo impostate, ma in teoria cambiano tutto il resto. Invece se mettiamo run, allora vedete che siamo in magra con ERS, aspetta, fa passare, con ERS 0, perché i due manettini sono effettivamente così. Se io volessi andare direttamente in miscela grassa, metto il manettino su 3
e ci va da solo. Stessa cosa per l'ERS, al massimo 5. Guarda, man mano li sfoglia da solo e va. Eccezionale questa cosa. Sembra un volante super incasinato, in realtà ti permette di fare le cose in maniera più semplice, a dirla tutta. Bisogna solamente prenderci un attimo la mano. Però è spettacolare. Altre cose che possiamo gestire al volo, ovviamente cambiando qui la modalità. Qua mi dovrebbe, esatto, regolare, aspetta, c'è un Mercedes lanciato. Brake balance e qua differenziale, a meno che non andiamo con l'indice destro a spostare la modalità da DBE, qui è cambiato IFE. E questi sono i messaggi radio predefiniti. Ovviamente dovresti sapere, cioè se io tipo lo metto a 3, mi va da solo a pescare. Ecco le prime 5 vetture. Il terzo messaggio, che è il quarto in realtà, perché c'è anche 0. Quindi davanti a noi in questa sessione ci sono Hamilton, Grosjean e Giovinazzi. Bellissimo. E io non sono dovuto andare nel DMF, praticamente è fighissimo perché non ho bisogno, ad esempio se io metto il primo valore che è 0, mi dà il primo messaggio, ovviamente io adesso non lo so a memoria, ma se metto 5 mi va a prendere il sesto messaggio. Al momento stato dell'avversario. Cioè non bisogna armeggiare col DMF, no? Sostanzialmente. Comunque il bottone per cambiare le varie cose io l'ho mappato per sicurezza, perché non si sa mai, anche se queste cose qua delle gomme, dello stato dell'usura motore eccetera non mi serve nemmeno, perché abbiamo tutto quanto da queste parti. Ecco, vedete adesso anche percentuale acceleratore e freno, queste sono le gomme con la temperatura e sotto il degrado. Guardate, guardate qua le gomme come diventano rosse man mano cambia il colore a seconda di quanto salgono le temperature. Adesso vediamo un po' anche a livello di ergonomia. Le impugnature sono fantastiche, mi piace il fatto che sia sottile il volante. Invece di fare gli idioti in pista, adesso pensiamo più che altro a girarlo il volante per capire come ci si trova. È bello largo, a me piace così. Ha parecchia leva e non è pesante, quindi il motore lavora bene per sé, diciamo, non deve farsi carico anche troppo della corona. È comodo, molto comodo. Perdonate sempre la pedaliera, mi ci devo abituare un botto, ma pensiamo al volante adesso. Allora io qua adesso, se volessi andare più forte, fai un attimo switchare sul dritto, oppure mettere direttamente il volante in modalità rettilineo che abbiamo impostato noi, cioè questa FS2 ci cambia tutto. Poi ritorniamo in run, riprende i valori definiti dai manettini singolarmente. Bello. È pazzesco, perché non è una cosa che si vede spesso, poter bypassare così i comandi di gioco e avere tutto a portata di volante. Qui corrispondono, perché se io voglio andare, adesso dovrebbe uscire mode slow, esatto, perché ho messo il manettino centrale su slow. Queste sono tutte modalità di corsa, ok? Mode slow, vedete, mi ha messo magra e nessun ERS. Benzina abbiamo ancora, c'ho qua il fuel level, veramente è un volante che ti fa proprio passare la voglia di guardare lì nello schermo. Mod box, ci fermiamo, adesso si va a fermare e mi riaccende i tre led di stop, pit limiter on, tutte le informazioni, incredibile, incredibile. E ci si ragiona, è quasi emozionante poter giocare con un volante così che ha tutte queste chicche, veramente ti fanno immergere tantissimo. È bello poter fare affidamento al 100% su
qualcosa che tu hai effettivamente in mano e non su dei numeri che stanno nello schermo? Fatemi sapere i vostri pensieri al riguardo, come sempre li aspetto volentieri nei commenti. Se ci sarà altro poi da sapere, e perché non lo so neanch'io, ma appunto lo scopriremo man mano. Grazie ragazzi, come al solito, per il vostro supporto, i vostri pollicioni. Noi ci vediamo stasera su Twitch e nel prossimo video, ovviamente domani. Bravi ragazzi di Sport Sim per questo mostro, veramente bravi. Foxia per voi. Ciao, ciao, ciao.